sto andando a trovare Francesco Moriero, esordito nel Lecce di Carletto Mazzone, poi Eugenio Fascetti, poi fu comprato dal Cagliari, poi dal Cagliari, dopo aver giocato una semifinale di Coppa UEFA, è andato alla Roma, poi dalla Roma nell'Inter, ma non un Inter qualsiasi, nell'Inter del fenomeno, l'Inter di Ronaldo. E oggi incontreremo Francesco Moriero. Mitico Francesco Moriero. Buongiorno. Buongiorno a te. Apriamo anche il tettino, il tettuccio. Facciamo vedere il sole, tutto, Salento, vero? Siamo nell'Usalento. Questa è casa tua? Questa è casa mia. Te, al contrario di altri che ho incontrato in questa mia permanenza salentina, tu sei nato, cresciuto e vissuto qui a Lecce. Sì, io mi reputo una bandiera del Lecce. Divento giocatore proprio per diventare giocatore del Lecce. Cioè, molti avete questa cosa qua. Non avevo nessun dubbio, non pensavo. Cioè non c'era l'ambizione di andare alla Juve, alla Roma, alla Milan. No, io nasco da bambino giocando per strada, nella zona 167 che qui a Lecce si conosce bene. Vivo sotto le ali di Franco Causio, di Lorusso e Pezzella, dei miti importantissimi, per cui il mio obiettivo era solo quello. Poi c'è l'esordio. Racconta una storia abbastanza particolare, perché io non ero neanche convocato quella partita, io ero un ragazzetto, avevo 17 anni, per cui vivevo, facevo le vacanze dove c'è mamma e papà a San Cataldo e stavo facendo dei tornei, dalla mattina alla sera lì si fanno i tornei di calcio, perché qui nel Salento l'estate i ragazzi fanno i tornei. Fino a quando verso le 5, 5 e mezza papà, che aveva la 126, mi cercava per tutto San Cataldo. A tu stai, dove sta lo piccino. Alla fine mi trova in un campetto, mi fa: vieni subito, sali, dai, dobbiamo andare all'hotel delle Palme perché sei stato convocato per la partita. Ma non ti sembrava vero? Anche perché la mattina avevo fatto il torneo, alle 2:30 iniziava l'altro torneo, ho detto vabbè, andrò lì per fare la tribuna. Invece mister Mazzone mi fece giocare titolare quella partita. Cosa ti disse prima di mandarti in campo? Te lo ricordi? No, me lo ricordo sì. Cioè, uscì dalla camera, dall'albergo, e incontrai Mazzone. Mazzone all'epoca era un uomone con quello sguardo poi burbero, però era una persona fantastica. Mi disse dentro l'ascensore: ragazzi, sei emozionato? Io dissi no mister, perché tanto me frega un cazzo, oggi giochi. Mi ritrovai a giocare contro Cabrini. Calcola che a 17-16 anni all'epoca si giocava ancora con le figurine, per cui io Cabrini l'avevo visto nelle figurine. All'epoca non c'era Sky, c'era social network, c'era il 90° minuto, per cui si aspettava soltanto le 6 del pomeriggio per vedere noi i grandi campioni. Io volevo vedere Bruno Conti, Causio, la Juve, l'Inter, il Lecce soprattutto. Tutti quelli che poi tu hai conosciuto. Mi ritrovo in campo. I primi 10 minuti per me, lo stadio stracolmo, c'erano 35.000 spettatori, forse impressionante. Dal campetto del torneo. Passavo dalla spiaggia a giocare contro Cabrini. Alla via del mare. I primi 10 minuti ti dico ero in coma. Che giustamente vedevo passare questi giocatori, e dicevo, che devo fare? E il mister dalla panchina: oh ragazzi, svegliate, vedi che iniziano a 10 minuti sta partita. Allora, me lo ricordo ancora. Allora niente, scatta la molla, dico vabbè, che facciamo finta che stai giocando sulla spiaggia con gli amici. E da lì sono partito, perché ci fu poi un episodio che poi a Lecce è una leggenda, dove io comunque sia cerco di fare il tunnel a Cabrini veniva da un infortunio importante, mi prende per capelli per dire no ragazzi, ma che fai, non ti permettere. Da lì Mazzone entrò in campo, Smargiassi, che purtroppo non c'è più, il dottor Palaia entrarono in campo, la gente diventò una borgia quel campo, e da lì sono partito e non sono più uscito titolare sempre inamovibile, sempre da quel giorno. E lì è cambiata la tua vita? E da lì è cambiata la mia vita. Un ragazzino da strada, un ragazzino che aveva comunque il sogno di diventare calciatore. La fortuna quel giorno ha voluto vincessi quella partita importante. Ci vuole a volte, ma va aiutata, no? La fortuna. Sì, va aiutata. Talento, hai sfruttato l'occasione. E soprattutto giusto. Ero molto sereno perché giocare vicino a 35.000 spettatori non era facile. Però io ho giocato sempre per il pubblico, giocavo sempre per far divertire la gente, facendo delle giocate. Quanto vorrevi? Per me era importante far divertire la gente, il dribbling, il tunnel, la rovesciata, la gente voleva vedere questo, ecco. Senti, quindi Mazzone è l'allenatore fondamentale. Hai altri aneddoti su Mazzone? Sì, no, vabbè, Messi per me è stato come un secondo padre, perché mi ricordo quando mia mamma non stava bene e lui mi tenne con lui 40 giorni al tiro e mi disse: adesso ti insegno io a fare il calciatore. Per cui colazione presto, pranzo all'ora giusta, sempre con lui a tavola, la cena alle 8, 9:30 andare a letto, certo. Ho fatto 40 giorni così. Che poi erano gli anni con te, c'erano Conte? Era Lecce forte. Pasculli? C'era Pasculli, Barbas, c'era sì, Pasciocco, c'era Riccardo Pasciocco, c'era Negretti, c'era Terranio, poi Venerichetti, Baroni, cioè tutti cresciuti c'era Garcia, c'era per giocare così. Che cosa... ma noi avevamo fame, noi a 14, già dall'età di 14 anni ti parlo di Petrachi, di Garcia, di Conte, di Monaco, di Morello, gente che comunque ha fatto carriera. Noi a 14 anni la mattina si faceva allenamento con la prima squadra, si saltava la scuola, ecco. Si faceva l'allenamento con la prima squadra e il pomeriggio si andava a giocare con gli alieni. Ancora prima di Mazzone arrivò Fascetti, che ci fece esordire nel torneo estivo. All'epoca il campionato finiva presto, per cui la Lega organizzò un torneo estivo, un mondialito, e facevano giocare anche i giovani. Noi avevamo 15 anni, però è come se dentro avessimo 18-20 anni, eravamo già giocatori, venivamo dalla strada, avevamo fame di diventare, di portare i soldi a casa, di aiutare le nostre famiglie. Quello che magari manca in questo calcio moderno, dove il ragazzo comunque, secondo me, tutto è subito e non vive la gavetta. Senti Francesco, anni di Lecce strepitosi, bellissimo, attiri l'attenzione dei grandi club, quindi tutti si accorgono di Francesco Moriero. Checco Ciccio, perché c'è anche chi ti chiama Ciccio Moriero. Tutti mi chiamano Checco perché sono... qui dicono Lupiccino. Anche ora che io ho 50 anni, il tifoso... Lupiccino. E senti una cosa, quindi attiri l'attenzione dei grandi club e quella più concreta, l'attenzione più concreta è quella della Roma. Ma già il primo anno io faccio il primo anno in Serie B, vinco il campionato, vengo premiato come miglior giocatore della Serie B, vengo già convocato nell'Under 21 in Serie A con Vialli, Maldini, Mancini, eccetera eccetera. Lì all'epoca c'era Iurlano come presidente, Franco Iurlano e Cataldo, uno dei più grandi direttori sportivi dell'epoca. Passano questi 5-6 anni dove io comunque avevo fatto ma io non ci pensavo proprio ad andare via da Lecce. Io volevo diventare comunque la bandiera del Lecce. Mi viene proposto una vendita dal Foggia, dove c'era Zema, però Mazzone lascia Lecce e va a Cagliari e lui tramite Menichini mi chiama e mi dice: cioè, vieni da me. Io vado da Lecce e dico: io a Foggia non ci voglio andare, voglio andare dal mister. Per cui il Cagliari mi acquista per 5,5 miliardi, per cui fa... Che non erano pochi tempi. No, era l'acquisto più importante che aveva fatto il Cagliari a quell'epoca, per cui mi ritrovo a Mazzone, dove comunque raggiungiamo una Coppa UEFA, una qualificazione alla Coppa UEFA storica a Cagliari. Con la squadra c'erano Mazzone, Francesco, avevamo uno squadrone di ragazzi giovani però avvelenati. Firicano. Eravamo avvelenati. E andammo in Coppa UEFA. L'anno dopo comunque Mazzone va via e va a Roma, io rimango a Cagliari, mi faccio l'esperienza in Europa. Lui voleva portarmi già a Roma, però mi dice: fatti l'esperienza in Europa. E arriviamo in semifinale contro l'Inter col Cagliari. C'è una squadra giovane, dove comunque veniamo eliminati in semifinale. Arriva il mercato. A Cagliari c'era il mitico presidente Cellino, mi chiama e dice: guarda, la Lazio ti vuole, Zema ti vuole, cosa vuoi fare? Arriva la telefonata di Mazzone, che era alla Roma. No, che Lazio, era a Roma. Loro avevano già fatto tutto e io decido comunque di andare alla Roma. Altro acquisto importante, più importante che aveva fatto la Roma ricordo benissimo, vero? Io arrivo a Roma e il mister mi dà la maglia numero 7. Tu capirai, il numero 7 a Roma è sacro. Bruno Conti. Per cui questa maglia... Responsabilità pesante, sì, pesava, eh? Pesava, però diciamo che me la sono cavata. Quando sei arrivato a Roma, no? Non eri più il ragazzino di Lecce. No, ma per lui ero un ragazzino, sì, trattava sempre come a ragazzino. Era come un padre, lui comunque pretendeva che i giocatori andassero a letto presto, facessero una vita sana, cioè lui oltre ad essere un grande allenatore, un maestro, era un maestro di vita, era un genitore per noi calciatori, per cui tutte le sere telefonate 9:30 per vedere se stavamo a casa. Ah, addirittura? Sì, lui... Lì però ti hai visto anche la nascita di Totti. La partita me la ricordo ancora, c'era questo ragazzino in ritiro che era un talento in assoluto, cioè l'avevate già riconosciuto, l'avevate capito che avevate un fenomeno. Lui aveva fatto già una partita con Bosco alla Roma, però non gli avevano ancora dato la possibilità. Mazzone, sì, l'anno poi c'era Fonseca, c'era Balbo, c'era il Dairo, la squadra Roma era una squadra forte e il mister lo fece esordire in casa con il Foggia, dove lui fece gol. E da lì anche lui è partito. Poi io con Francesco avevo un rapporto fantastico, perché Mazzone mi aveva... Mazzone più o meno mi ha detto che stai vicino a sto ragazzo, vedi un pochettino, no? Portalo, tienilo sotto controllo. Ma Francesco era già giocatore dentro, per cui lo portavo a casa, perché lui era senza macchina, andavamo in giro, però alle 9:30 sempre a casa. Hai condiviso il fatto che fosse arrivato a giocare fino a quell'età, o ti saresti ritirato prima fosse stato lui? Per me Francesco, visto il calcio moderno, il calcio di oggi poteva continuare ancora. Però non sei l'unico che lo dice. No, ma perché lui rispetto agli altri, cioè i grandi campioni, a differenza fra un calciatore normale e il grande campione, che lui vede le cose 10 anni prima. Se tu lo vedi giocare adesso nelle partite, lui comunque si fa le stesse cose che faceva quando giocava con me. Lui era un grande giocatore, lui ha inventato la palla coperta, nel senso che appena lui giocava di spalle, appena arrivava la palla, lui di prima riusciva a metterla dove tu volevi. E io avevo capito questa sua giocata e mi fece fare tanti gol alla Roma. Io dovevo soltanto... Che ti legano a Francesco? Ma sì, con Francesco ho vissuto 3 anni stupendi. Lui calcisticamente parlando comunque sia era un giocatore eccezionale, ti ripeto, mi ha fatto fare tanti gol. Ma hai assistito a qualcosa nello spogliatoio, a qualcosa? Ma Francesco non è... L'avete dovuto ridimensionare? No, assolutamente no. Francesco sembra uno, capito, che... Cioè no, ha grande personalità, però è uno che nello spogliatoio si sapeva comportare, era uno di poche parole, parlava in campo, le gesta. Difficilmente lui prendeva posizione, lui seguiva i più grandi, i consigli dei più grandi, e poi faceva la vita giustamente da giovane, perché comunque essere Totti a 17 anni, 18 anni a Roma, cioè non è uguale per qualsiasi giocatore in qualsiasi città, ecco. Lui si è sempre comportato in una certa maniera, grazie a noi grandi che comunque l'abbiamo portato sulla strada giusta. E ci fu un anno che venne l'allenatore Bianchi, dove lui comunque non giocava, doveva andare via in prestito. Lui doveva andare via fino a quando non ci fu una partita amichevole contro l'Ajax, se non sbaglio un torneo, dove lui fece un grandissimo gol e noi comunque sia gli stavamo dietro dicendo ai Francesco non fare questo errore, non andare via. Lui diceva ma io non gioco. Ma dico Francesco statene tranquillo, vedrai che giocherai. E superò questo momento, però. E quando via l'allenatore? Quando via l'allenatore, Francesco rimase a Roma e poi è diventato quello che è diventato. Francesco, anni fantastici a Roma e poi arriva un'altra chiamata importante, perché tu vai a giocare nell'Inter di Moratti. Altra storia, sì. Perché devi andare da un'altra parte? No, io vado via dalla Roma a parametro zero, all'epoca c'era il parametro, ero svincolato. Non avevo trovato l'accordo con la Roma, per cui vengono 3 club dall'Inghilterra, tra cui c'era il Manchester, c'era il Derby Country. E stavamo a tavola. Non ti ispirava l'offerta? No, stavamo a tavola, io comunque dovevo decidere soltanto dove andare. fino a quando non arrivò una chiamata che mi disse: domani mattina presentati a Milano che firmi per il Milan. Mi si bloccò il cuore. C'è sempre le squadre opposte, c'è la Lazio e poi la Roma. Dovevo firmare il contratto la mattina dopo, avevo scelto di andare a Derby Country. Non mi presentai, andai a Milano, firmai il contratto col Milan. Neanche 20 giorni, io ero in presentazione col Milan di capello, perché comunque quell'anno era un gran Milan, c'era, se non sbaglio, UEA, c'era la rifondazione, no, del Milan, e avevano puntato su di me. Dopo 20 giorni mi arriva una telefonata da Mazzola e mi dice se avevo voglia di andare all'Inter. Ma tu intanto ti allenavi già con lui? No, io ero in vacanza, era il periodo del... però... L'ho firmato, la presentazione, mi avevano portato in serie, tranquillo, c'ero del Milan. Dopo 20 giorni, quando stavo al mare, mi arriva questa chiamata qui, da Mazzola, mi dice: vorresti venire all'Inter? Mi dettero una lista a Simoni, da quello che mi raccontò Gigi Simoni, una lista di giocatori, lui scelse me come scambio. Lui, Mazzola, mica noi, sì, certo, come no. Io sapevo che comunque doveva andare Ronaldo e quell'anno lì capito... anche Ronaldo, no, pensavo, ma quando mi capita di giocare con il giocatore più forte del mondo, io ho detto sì, vengo subito. Sono ripartito da Milano, ho fatto la presentazione con l'Inter. Ma è fantastica questa cosa, sempre per cui... del tempo. No, la cosa curiosa è che in quel mese uscì la copertina della presentazione delle due squadre e io sono uscito sia dalla presentazione del Milan che con l'Inter. E tu hai... vi dico anche questa cosa qui, sulla tua foto profilo di WhatsApp c'è la foto con il fenomeno Ronaldo. Sì, perché sono legato molto a lui, ma sono legato anche a Zanetti. Perché quella è stata comunque una grande Inter. Voi perdeste il primo anno lo scudetto a Torino, no? Quella famosa partita. Sì, ci fu quella partita del calcio in rigore. Noi all'andata avevamo 5-6 punti di vantaggio sull'Inter, sulla Juventus, c'era una squadra simpatica, c'era Simeone. C'era Winter, la squadra era forte, Cataldo, Zamorano, Zanetti. Moratti spendeva, È stata una squadra che tuttora è rimasta nel cuore degli interisti, perché anche sui social la gente che mi incontra ricorda quell'Inter, ma lo stesso Moratti lo dice nelle interviste, per lui l'Inter che l'ha fatto divertire di più è stata quella dove c'era il fenomeno, dove c'era Moriero, dove c'era... Ma ti dico, arrivo all'Inter. Io ero alla destra, certo. E lì davanti a destra c'era un certo Zanetti, pur di farmi giocare, lui va a sinistra a fare il terzo a sinistra, infatti Zanetti ha giocato sempre a sinistra, sì. Pur di farmi giocare, perché aveva visto, comunque avevano visto i compagni in me delle qualità, incomincio comunque a divertirmi, perché quando c'è Ronaldo, Zanetti, Zamorano, comunque il calcio diventa fantasia, cioè, il calcio lo vedi, le giocate le vedi mezz'ora prima. Cioè, sai già che il giocatore va in quel posto, era quello, no, il bello di quell'Inter, perché io, per dirti, feci fare un gol a Ronaldo, non ebbe neanche il tempo di stoppare un derby, di stoppare la palla, che gli misi questa palla da centrocampo e lui era partito a razzo a centrocampo, si era fatti 40 metri, arrivò, pallonetto, gol stupendo, bello veramente. Però ti faccio capire, cioè, giocare con i campioni è un qualcosa di poi è automatico che poi uno cresce. La vedi prima la giocata, cioè, è normale che cresci, certo. Cioè, quando uno dice allenandoti, quando fai il salto di qualità, anche un ragazzino che viene preso da una grande squadra, anche solo l'allenarsi con questi ragazzi comunque, cresci, è il contesto che ti fa crescere. Infatti molti giocatori di quell'Inter hanno fatto una carriera importante. Io andai a fare il mondiale del 98 in Francia, esatto. Ho vinto una Coppa UEFA, io mi sono divertito. Anzi, secondo me non avete vinto quanto potevate vincere con la squadra lì. Secondo me era la squadra, diciamo che era è stata l'ossatura di quella squadra che poi ha permesso all'Inter di vincere, perché da lì secondo me l'Inter ha cominciato a vincere, a capire, Moratti ha rinforzato, eccetera eccetera. Il fenomeno com'è? Fenomeno, se parliamo come uomo, lui aveva 20 anni ed era un simpaticone e un grande amico. Abitavamo nello stesso palazzo. Dove stavate? A San Siro. Stavamo a San Siro e noi abitavamo col palazzo, io, Simeone, prendersi i DVD. Ronaldo, perché gli piaceva vedere i film, che non mi ha mai restituito. Cioè, le custodie ancora senza il DVD. E quando lo vedrò la prossima volta glielo dici? Glielo dico. DVD senza film. C'avevo 100 DVD e non c'è più un DVD. E comunque sì, va bene. Però allenarsi con lui era tanta roba, cioè ci volevano 4 palloni, perché poi in quell'Inter poi arrivò Baggio, arrivò Vieri. Il pallone non bastava, perché io non la passavo mai, Ronaldo la passava, Baggio non la passava e mi ricordo che lo zio Bergo, Vicoesa, Rabbiamo, che giustamente le qualità erano diverse, no? Lo zio poi era il professionista ideale, un grande amico, con la chioccia, grande amico, sì. Poi e noi eravamo convinti di vincere, perché la forza comunque la faceva e la fa il gruppo. Noi si metteva la musica a tutto volume e si cantava prima della partita, e lui vedevi che comunque soffriva, perché lui aveva bisogno di concentrarsi, capito? Però ci faceva fare, perché eravamo troppi, e comunque quest'Inter entrava in campo e vinceva, anche se dovevi fare le rimonte tipo a Lione. Ci fu una partita a Mosca, meno 15, e ricordo che ancora che noi non abbiamo fatto il riscaldamento perché c'era 5 cm di fango, Roni tranquillo nel spogliatoio, vado al mister Simone, disse: mister, stai tranquillo che oggi faccio gol, ti faccio vincere la partita. No, lo guardiamo, noi entriamo in campo pronti via, 1-0 per loro, credimi difficile, avevo i piedi congelati, le orecchie congelate. Ci guardiamo negli occhi, cominciamo a giocare, vinciamo la partita 3-1, Roni fa un gol nel fango, fa un dribbling impressionante, fa 1-2 con Zamorano, fa un gol, e da lì c'è solo un campione, c'è il campione dei campioni con Francia. Basta pensare che era il miglior giocatore al mondo, guadagnava grazie a Dio 20 miliardi l'anno, aveva giustamente 20 anni, ma un ragazzo di 20 anni guadagna 20 miliardi, cosa deve fare? Deve stare a casa. Aveva la sua vita. È giusto che sia quello che fa un ragazzo di 20 anni alla sua età, vive il calcio, se lo vive. Poteva fare di più o no, secondo te? Beh, se non fosse stato per quell'infortunio sicuramente Roni avrebbe dato ancora spettacolo. Ad oggi è il giocatore più forte in tutti i tempi? Sì, no, secondo me tutti i tempi. Addirittura per te è più forte lui di Maradona? Ma sono anni diversi e giocatori diversi. Noi non dobbiamo dimenticare, cioè, si parla di Maradona, si parla di Ronaldo, ma noi abbiamo avuto giocatori in Italia come Baggio, Mazzola, certo, Totti, Del Piero, però lui era la potenza, era la fantasia, lui era un super giocatore. Francesco, ti ho rubato anche troppo tempo, però una cosa mi hai risposto, che te la stavo chiedendo e giustamente te stai per raccontare. Com'è nata la cosa di pulire le scarpe ad ogni età? È stato un istinto. Io ero un fantasista sia dentro che fuori dal campo. A me piaceva scherzare molto. E ci fu questa partita col Brescia, dove se non sbaglio si perdeva 1-0, non mi ricordo bene. Entrò questo ragazzino, Recoba. Questo ragazzino entra, ecco, e fa un gol incredibile. Il portiere era Cervone, fa un gol incredibile. Vabbè, facciamo 1-1. Punizione da 35 metri, io dentro me ho detto: ma dai, ma dove devi mettere? Lì c'è Cervone con una mano che arriva, non riesce a tirare una mina sotto l'incrocio. Ho detto: ma è possibile? Cioè, io lo guardo, mi inchino, gli faccio mettere lo scarpino, ma tutto in modo naturale, e gli illustro la scarpa, perché era un gesto d'umiltà, certo, verso un compagno che aveva fatto un apprezzamento pazzesco, un gesto incredibile. Tuttora è continuo, è rimasto un gesto storico. Francesco, per me è stato un grande privilegio, ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua carriera di mister, di allenatore. Grazie, grande in bocca al lupo per tutto quanto. Crepe il lupo, grazie.